Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Vigili del fuoco in azione per la tempesta di vento, alberi caduti, blackout elettrici e neve nell'entroterra. Al Beato Sante si stacca l'impalcatura del campanile del santuario. Raso al suolo dopo 20 anni di inattività, l'ex mattatoio comunale a San Lazzaro di Fano. Sarà un Natale ricco di iniziative quello che si svolgerà nel comune di Fano con spettacoli, mercatini, mostre e visite guidate. L'Alma Juventus Fano pareggia in casa contro il Campobasso per 1-1. Vetta a 9 punti. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura di telegiornale vi parliamo del maltempo che è imperversato in queste ultime ore su tutta la provincia di Pesaro Urbino. Nelle zone interne sono caduti i primi fiocchi di neve, mentre i danni maggiori si sono verificati al santuario del Beato Sante, dove forti raffiche di vento hanno staccato pezzi dell'impalcatura che circondava il campanile in restauro. Il servizio di Marco Ferri. Raffiche di vento fino a 70 km orari, pioggia e fino a 30 cm di neve sul Monte Carpegna. Il fine settimana è stato caratterizzato dal maltempo, peraltro annunciato, che ha interessato tutta la provincia di Pesaro e Urbino, dalla costa fin sulle vette dell'Appennino. Qui siamo a Monbaroccio, dove dal campanile del santuario del Beato Sante sono volate giù nel chiostro del convento alcune lastre d'alluminio. Una di queste è finita contro una vetrata, per fortuna senza ferire nessuno. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per sistemare anche quelle pericolanti, mentre i carabinieri hanno fatto transennare le zone più vicine al campanile in attesa dell'intervento della ditta incaricata di eseguire i lavori. E il problema, anche per i frati che risiedono qui, è proprio questo: i lavori di ristrutturazione del campanile praticamente non sono mai iniziati, nonostante l'impalcatura fosse già stata montata da ben 6 mesi. Questa è una struttura che sta qui da 6 mesi, senza fare nessun lavoro. E quando tempo ci starà, devono fare qualcosa, perché altrimenti... non è che l'abbiamo messa noi, è la messa il comune. Noi non c'entriamo niente, però... ne subiamo il pericolo che può cadere qualche pezzo, insomma, rovinare anche il tetto della chiesa, il tetto del convento. Il campanile e la chiesa sono di proprietà del comune di Monbaroccio, per questo il sindaco Angelo Vichi si è recato qui sul posto per seguire le operazioni di messa in sicurezza. Per lui l'obiettivo è minimizzare l'accaduto, soprattutto per evitare strumentalizzazioni politiche a pochi giorni dal referendum sulla fusione con Pesaro. Abbiamo fatto le cose nei tempi dovuti, abbiamo fatto montare un ponteggio, il costo del ponteggio non viene a pesare sul bilancio, nel senso che ci stia un giorno, un mese o 3 mesi, il contratto che abbiamo fatto con la ditta ci dà una determina di spesa pari alla cifra concordata. È una cosa, voglio dire, che si risolverà in tempi molto brevi e non vedo quali altri problemi ci siano. Diciamo che rispetto a prima, perlomeno abbiamo incominciato a fare qualcosa, prima non si faceva nulla. E lo avete sentito nei titoli di apertura, sono caduti i primi fiocchi di neve all'interno e per l'emergenza neve la provincia di Pesaro Urbino potrà contare fino al 31 dicembre di 131.000 euro previsti dall'assestamento di bilancio 2015 per l'acquisto di sale, conglomerati, spazzamento di neve e pulizia strade, oltre a 300.000 euro inseriti nel fondo di riserva. Ma sentiamo dalle parole di Francesco Cangiotti di geometo.it l'evoluzione del tempo nei prossimi giorni. Sentiamo. E diciamo che continuerà questa fase di tempo instabile dalle temperature, dai caratteri invernali, a causa della presenza di questo vortice depressionario che continuerà a insistere per gran parte della settimana sulla nostra penisola, richiamando appunto correnti di aria fredda di origine artica. Quindi anche nei prossimi giorni avremo un'alternanza di schiarite ad annuvolamenti a tratti anche intensi, specie nella giornata di domani e poi a seguire anche nelle giornate di giovedì e venerdì. In questa fase appunto l'ulteriore afflusso di aria fredda determinerà
oltre alla pioggia anche la caduta della neve sulla nostra dorsale appenninica, sui rilievi medio-alto collinari a partire dai 600-700 metri di quota. Le temperature si manterranno nella media leggermente al di sotto, con clima appunto freddo, specie nei rilievi. Avremo nella giornata odierna, appunto proprio nella serata e nelle prime ore di domani, precipitazioni a carattere piovoso diffuse su gran parte della nostra provincia e anche nell'Aconetano, per poi seguire un miglioramento nella giornata di mercoledì e nuove piogge di nuovo dalla serata di giovedì e per gran parte di venerdì. Ed ora parliamo di incidenti sul lavoro. Un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ferito a Senigallia, nella zona di pertinenza di una struttura per la vendita di attrezzature per la casa in via Giordano Bruno. L'operaio sarebbe rimasto schiacciato da materiale che stava scaricando. È stato soccorso dal 118, dai vigili del fuoco, e trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia. E a San Lazzaro di Fano si stanno per concludere i lavori di demolizione dell'ex mattatoio, che verrà completamente raso al suolo. Il servizio di Simona Zonghetti. È un pezzo di storia che se ne va. Sono iniziati da pochi giorni i lavori di demolizione dell'ex mattatoio comunale a San Lazzaro di Fano, un edificio lasciato in abbandono da metà degli anni 90, trasformato spesso in rifugio per senza tetto e che ora, dopo le operazioni di bonifica dell'amianto, viene completamente raso al suolo. Questa mattina il sindaco Massimo Seri ha assistito all'abbattimento della struttura insieme agli assessori Cristian Fanesi e Samuele Mascarin. Noi siamo riusciti in 4 mesi a bonificare tutto il patrimonio pubblico dall'amianto nella città di Fano. Questo è un esempio che, fra l'altro, qui dicevo scherzando, è stata una bonifica ambientale ma anche una bonifica di ordine pubblico, perché spesso dovevano intervenire le forze dell'ordine perché c'era di tutto di più. Per cui questa è veramente un'operazione straordinaria che dà una bella risposta ai cittadini, e quando i cittadini vedono interventi come questi recuperano fiducia nei confronti delle istituzioni, perché dimostriamo di essere attenti alle problematiche, di essere competenti e capaci. E questo è il vanto che abbiamo, su cui mi sono sempre speso. È anche una bella risposta in un periodo non facile come quello che attraversiamo. Il costo dell'intervento per la demolizione dell'ex mattatoio si aggira attorno ai 190.000 euro. Viene abbattuto un ecomostro che scompare proprio anche, diciamo così, dall'immaginario della nostra città. Se questo è, diciamo, l'intervento più importante anche nell'immaginario collettivo, va ricordato che ci sono un'altra novantina di immobili, tra cui il palazzetto dello sport, la palestra Venturini, scuole, case colonniche, magazzini, che in questo momento sono stati o sono in fase di bonifica di amianto. Questi interventi si concluderanno tutti nel mese di dicembre e in 4 mesi quindi il comune di Fano avrà risolto un problema irrisolto da circa 30 anni. L'imponente struttura sorgeva su un'area di circa 2,5 ettari, che continuerà ad essere inclusa nel piano delle alienazioni. Quest'area ritornerà ad essere un piazzale, che, come la destinazione d'uso del comune, è un'area che è disponibile, quindi in vendita, per realizzare interventi anche edilizi che vadano a favore delle famiglie e dei giovani, e questo sicuramente è un buon segnale dato a questa città. E sempre in tema di lavori pubblici, ce ne sono altri che proseguono, e sono quelli da parte di ASET per la sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto. L'azienda investirà anche nell'anno corrente circa 1 milione di euro nel comune di Fano e 200.000 euro in quello di Mondolfo. Mentre si stanno per concludere gli interventi di bonifica nel centro storico di Fano, in questi giorni è in corso il ripristino delle pavimentazioni in asfalto nelle strade interessate in precedenza dai lavori di sostituzione. L'elenco delle vie lo potrete trovare sul nostro sito occhioallanotizia.it. Ed ora una sciagura: una donna di 62 anni si è tolta la vita gettandosi sotto un treno alla stazione di Marotta. Erano da poco passate le 15 quando la 62enne di nazionalità romena, residente in zona, di professione badante, ha atteso la ripartenza del regionale diretto a Piacenza per adagiarsi sui binari. Vani a quel punto i tentativi del personale di macchina di arrestare il convoglio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marotta, oltre al personale delle Ferrovie dello Stato e della Polfera di Falconara, la scientifica di Pesaro per i rilievi di rito. Il traffico ferroviario sulla direttrice Ancona-Rimini è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 17:26. E stiamo per entrare nel clima natalizio e questa mattina è stato presentato il programma che si terrà nella Città della Fortuna, ma un appuntamento su tutti è forse il più spettacolare. Il 28 di novembre ci sarà l'accensione delle luminarie. Vediamo. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno. Con questa citazione di Charles Dickens non solo si apre la brochure degli eventi natalizi, ma racchiude in una sola frase la filosofia che anima lo spirito degli organizzatori fanesi. Le scelte fatte sono state pensate in un'ottica di coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con una programmazione quanto più variegata, in grado di spaziare dall'allestimento in piazza 20 settembre con il nuovo albero di Natale, all'accensione delle luci nel centro storico in programma per sabato 28 novembre, dai concerti agli spettacoli, dalle mostre agli stand del mercatino che dal 6 dicembre esporranno i loro prodotti artigianali. Un'opportunità per chi desidera acquistare regali sfiziosi e originali. Nel nostro programma abbiamo inserito gli eventi a Teatro della Fortuna, che per noi sono molto importanti, e una sinergia con il teatro che porterà fuori un bello spettacolo in piazza 20 settembre per il giorno di inaugurazione di cui parleremo. Avremo la città aperta a livello di musei, monumenti, nella nostra brochure abbiamo inserito tutte le aperture dei musei, ma non solo, abbiamo programmato delle visite guidate con Manuela Palmucci e qualcosa anche con il nostro vicepresidente Luca Fabbri, che ci faranno conoscere la città, quindi chi vuole potrà programmare queste visite, e ancora tanto altro, non sto a citarlo perché è veramente lungo. Anticipo una cosa che presenteremo, che per l'ultimo dell'anno gli spettacoli saranno ben due, uno all'interno del teatro e uno in piazza 20 settembre, e il tutto si chiuderà logicamente il giorno della Befana, dove sarà una giornata interamente dedicata ai bambini, dove porteremo, anzi la Befana porterà calze per tutti i bambini. È un programma che non ha precedenti, secondo il sindaco Massimo Seri, convinto che le iniziative riusciranno a dare un segnale forte alla città, ma al tempo stesso attrarre turisti, grazie ad una campagna promozionale fatta a livello nazionale in collaborazione con altri comuni e proloco provinciali. È un bel messaggio che noi diamo, anche di ottimismo in un momento non facile, e anche una speranza a tutti gli operatori. Quest'anno è la prima tappa, ma già per il prossimo anno avremo altre iniziative in cantiere. Ho già detto che dal 7 gennaio si inizierà a lavorare per la prossima edizione, quindi veramente molto contenti. Quindi insieme a me c'è anche l'assessore Carla Cecatelli, che ha seguito in prima persona, ma voglio anche ringraziare le associazioni di categoria, la Proloco, ovvero che hanno fatto un lavoro straordinario, ma soprattutto la parte bella, che c'è questa ritrovata unità da parte di tutti che fa la differenza, che porta quel valore aggiunto. E sempre in tema natalizio, nel programma degli eventi rientra anche il film in dialetto fanese Gli Sbancati 2, che resterà nelle sale cinematografiche di Fano dal 6 al 16 dicembre. Dopodiché la proiezione diventerà itinerante e finirà infatti nei cinema della provincia dal mese di gennaio. L'anteprima del film, dedicato ad autorità, giornalisti e sponsor, è prevista per sabato 5 dicembre alle ore 21 al Politeama, mentre la prima, con tanto di attori in sala, sarà per il giorno seguente, 6 dicembre alle ore 21:30. Bene, è naturalmente finito l'autunno, entrando nell'inverno c'è una manifestazione che segna il trapasso tra le due stagioni, è Sapori e Aromi d'Autunno, e domenica, nonostante il brutto tempo, centinaia di persone sono andate al CODM di Rosciano. Vediamo. Al via domenica scorsa Sapori e Aromi d'Autunno, la rassegna delle eccellenze gastronomiche della terra marchigiana, che come sempre fa da cerniera tra la fine delle manifestazioni autunnali e l'inizio di quelle legate alle festività natalizie. È dal 1988 che questa vetrina dei sapori del territorio si impone come una delle più importanti della regione Marche, con tanti momenti di cultura alimentare e regole per una sana alimentazione e il buon mangiare. Una vera fucina di eventi, Sapori e Aromi d'Autunno, a livello regionale e nazionale, che mettono in risalto la matrice rurale della città di Fano. Stanno partendo in questi giorni i bandi per il piano di sviluppo rurale,
per 538 milioni di euro per i prossimi 5 anni, che stanno a significare come l'Europa e la Regione credano fortemente nel settore agricolo, in particolare nei giovani, in particolare nei bioagricoltura, ma in particolare anche nella qualità. E sicuramente Sapori Aromi d'Autunno dimostra come la qualità dei prodotti agricoli da mettere sulla tavola sia sicuramente un'eccellenza. Un programma ricchissimo, come sempre, anche per questa 28ª edizione, da Il Salotto del Gusto al Gran Galà dell'Olio 2015 e poi l'annuale concorso regionale L'Oro delle Marche, riservato ai produttori oleari. La manifestazione proseguirà poi il 27 e il 7 di dicembre con il Gran Bollito che si terrà al ristorante Montecucco, al quale invitiamo tutti a partecipare, che sarà una serata molto molto simpatica e molto importante, per proseguire poi a gennaio e febbraio con un programma che stiamo predisponendo con il Bacala Fest. Consegnati come da copione nella giornata inaugurale anche i premi Marche Nostre, e quest'anno sono andati alle Cantine Bruscia, allo chef Flavio Cerioni, al comitato Stacciola e all'associazione Sant'Elpidiense San Crispine 20 per la sagra dello Stoccafisso. D'ora, come di consuetudine, nell'edizione del lunedì parliamo di sport, dell'Alma Juventus Fano, quindi di calcio, Serie D. Domenica scorsa al Mancini è sfumata la seconda vittoria consecutiva dell'Alma Juventus Fano, che ha pareggiato 1-1 con il Campobasso. Era chiamata l'Alma Juventus Fano a un'azione di continuità. Per un sunto della partita, come sempre con noi in studio, abbiamo Sergio Catalani che ci parlerà, buonasera Sergio, buonasera, della partita, Lino. Poi i risultati, la classifica e infine le tue famose pagelle. Sì, buonasera Lino, buonasera a te e a tutti i telespettatori, un pareggio, diciamo, corroborante, perché prosegue la striscia positiva dell'Alma dopo il blitz dei Marsi di Avezzano. Un pari che però comunque fa storcere un pochino il naso all'ambiente granata, perché il Campobasso ha comunque trovato il gol al 43esimo del secondo tempo, un pareggio comunque meritato, e tra l'altro, come poi vedremo fra poco, al Campobasso diciamo che poteva andare anche meglio, perché due gol sono stati tolti alla compagine di mister Massimiliano Favo. A margine di questa partita, che sostanzialmente ha visto un pari giusto e la squadra granata lottare, dobbiamo registrare l'ennesimo episodio increscioso che ha coinvolto il portiere dell'Alma Ginestra, un po' beccato dalla curva dopo un paio di incertezze nella partita. Il portierone granata, così come aveva fatto un paio di settimane con il sottoscritto, ha deciso di replicare anche in malo modo a qualche tifoso. Sono episodi che non vorremmo più vedere, e magari sarebbe opportuno che la società prendesse dei provvedimenti. Ora vediamo comunque questi tre episodi. Nel secondo tempo c'è questo cross di Aquino, vedremo il gol di Valentini sotto misura, ma Aquino, secondo il direttore di gara, aveva crossato quando la palla era già uscita. In realtà la palla è in campo, anche se le immagini non sono chiarissime. Vedete il cross dalla sinistra, c'è Aquino che al momento del cross sembra avere comunque i piedi dentro il campo, e la palla, anche se non è chiare, non sono chiare le immagini perché sono un po' sfocate, sembra comunque essere sulla linea. Il gol dovrebbe essere valido. Poi Valentini sotto misura batte Ginestra. Vedete, al momento del cross i piedi di Aquino, del centravanti molisano, sono nel rettangolo di gioco e la palla sembra sulla linea. Passiamo ora al secondo episodio, al 20esimo del secondo tempo, il rigore per il Fano, qui sembrano esserci pochi dubbi, il cross dalla bandierina, c'è il numero 5 Ferrari, lo vedete, che tira giù letteralmente Gucci, lo cinturello strattona, quindi il direttore di gara Donda di Cormons, il bravo Donda di Cormons, ben piazzato, praticamente concede il rigore per il fallo, quindi netto di Ferrani su Gucci, come lo potete vedere. Vedete Gucci che è in vantaggio su Ferrani, che lo affossa, rigore netto per il fallo che poi Sivilla trasformerà. Ultimo episodio, nel recupero, il tiro di Lucchese,
poi la palla che arriva a Fiore, la parata di Ginestra e Valentini in posizione regolare, perché comunque è tenuto in gioco da May, con un tap-in beffa Ginestra. Qui Ginestra non del tutto inappuntabile nel tiro del giocatore molisano. Valentini, che è partito da dietro, segna il gol del 2-1, il gol, diciamo, vedete, il gol del numero 8 Valentini, che quindi per la seconda volta si vede defraudato del gol che è parso regolare. Eravamo nei minuti di recupero, sarebbe stato il gol, diciamo, della vittoria del campo basso, che quindi può recriminare per due reti non concesse. Una volta tanto, ecco, il direttore di gara viene in soccorso del Faro, forse la prima volta in questa stagione. Ed ora i risultati e la classifica del tredicesimo turno del campionato di Serie Divisione F. Alma Juventus Fano Campobasso 1-1, Amiternina Chieti 2-2, Folgore Vega Avezzano 2-0, Giulianova Castelfidardo 2-1, Isernia Fermana 1-0, Aiesi Samb batte Iesina 2-0, Amatelica Monticelli batte Matelica 2-0, Recanatese batte San Nicolò 2-1, a Pesaro, Agnonese batte Vispesaro 2-0. Per una classifica che vede la Samb in testa, sempre più solitaria, a 31 punti, più 9 sulla coppia San Nicolò e Alma Juve Fano a 22, il Matelica e la Folgore Vergra a 21, Monticelli e Iesina a 19, a 19, Chieti e Iesina a 18, Castelfidardo, Campobasso, Avezzano 16, Fermana, Recanatese 15, Agnonese 13, chiude il terzetto di coda Amiternina, Vispesaro e Giulianova a 11 punti. Il prossimo turno il Fano sarà di scena al Mancini di Castelfidardo contro la compagine di mister Ruben Dario Bolzan. Ed ora le pagelle della gara Alma Juventus Fano Campobasso: Ginestra 5,5, Salvato 6,5. Bartolini 5,5, Lunardini 6, Veruschi 6,5, Favo 6,5, Sivilla 6, Sassaroli 6,5, Gucci 6, Chiacchiarelli 6,5, Marconi 6,5, Camilloni 6, May 6, Buongiorno senza valutazione, mister Alessandrini 6. Più che sufficiente anche la direzione di gara del signor Donda di Cormons, che non ci ha convinto, più che altro soprattutto nei suoi collaboratori, che hanno errato poi le due decisioni per i molisani, che appunto sono stati defraudati di un paio di centri che erano regolarissimi. Bene, grazie Sergio Catalani. Ed ora, prima di chiudere, vi mostriamo delle foto che ci sono giunte alla nostra redazione e che riguardano un'isola ecologica a Fano 2, che mostrano chiari segni di inciviltà e scarso senso civico da parte di chi ha riversato vicino ai cassonetti qualsiasi tipologia di materiale che vedete nelle foto. E quindi, insomma, speriamo che chi di dovere ripulisca quell'area così importante di Fano 2. Bene, questo è tutto per l'edizione di questa sera, grazie per averci seguito sin qui. Occhio alla Notizia torna naturalmente, se vorrete, domani sera alle 20:30. Prima di salutarvi però vi ricordo che a seguire il telegiornale trasmetteremo come di consueto la partita dell'Alma Juventus Fano. Grazie e buona serata a tutti voi.